Si è completato il quadro della decima giornata del girone di andata del campionato di Serie A con il posticipo delle 20:45 giovedì sera tra Palermo e Udinese. Vittoria friulana in rimonta con il punteggio di 3-1. A sorpresa erano stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio al nono minuto del primo tempo con Ernesto Roschi. Poi il pareggio friulano con Toro al 38esimo sul cross di Widmer. Poi tra primo e secondo tempo la doppietta di Fofana. Il primo su una traiettoria a giro e il secondo con un'azione personale. Questo è il quadro completo dei risultati della decima giornata: Genoa-Milan 3-0, Chievo-Bologna 1-1, Fiorentina-Crotone 1-1, Inter-Torino 2-1, Juventus-Sampdoria 4-1, Lazio-Cagliari 4-1, Napoli-Empoli 2-0, a Pescara-Atalanta batte Pescara 1-0, a Reggio Emilia-Roma batte Sassuolo 3-1, a Palermo-Udinese batte Palermo 3-1. La classifica: Juventus 24 punti, Roma 22, Napoli 20, Milan e Lazio 18, Atalanta 16, Genoa, Torino, Chievo ed Inter a quota 15, poi a seguire Fiorentina, Udinese, Bologna, Sassuolo, Cagliari 13, Sampdoria 11, Pescara 7, Empoli e Palermo 6, ultimo il Crotone a quota 2 punti.